Faenza si appresta a celebrare anche quest'anno la giornata dell'Europa, che vuole ricordare l'atto di nascita dell'Europa comunitaria, 9 maggio 1950. Le celebrazioni, promosse dall'assessorato all'istruzione del comune di Faenza, sono rivolte a tutta la cittadinanza, ma in particolare ai giovani. All'Istituto Oriani di Faenza, Laura ha raccontato la sua esperienza europea. Oggi si festeggia la festa dell'Europa, che cos'è? La festa dell'Europa ricorda e vuole festeggiare appunto e celebrare il giorno 9 maggio del 1950, quando Robert Schuman, che allora era ministro degli esteri francese, decise di comunicare al mondo questo suo grande sogno dopo i disastri, le terribili sofferenze in tutti i sensi della Seconda Guerra Mondiale. Voleva parlare di questo sogno di unire le grandi potenze affinché in tutta Europa ci fosse una diversa unità basata su fratellanza, solidarietà, un grande sogno che cerchiamo di realizzare ancora oggi. E quindi qui a Loriani cosa avete organizzato? Allora, io sono una prof, la scuola, i ragazzi e le ragazze sono uno dei miei interessi principali. Penso che bisogna cominciare da quando sono molto giovani a far passare questi messaggi, come ho raccontato a loro stamattina, di identità condivisa, quindi non bloccata sull'identità nazionale che è poco aperta verso gli altri, ma un'identità fluida che ci arricchisca tutti. E quindi ho chiesto a ragazze ex studentesse sia dell'Oriani che del liceo scientifico di parlare delle loro esperienze all'estero, di che cosa hanno visto, di che cosa gli è piaciuto, degli stereotipi, abbiamo parlato molto anche di quanto lo stereotipo sia negativo perché è una mummificazione di comportamenti che vanno in qualche modo accettati ma anche ostacolati. Oggi è la giornata dell'Europa, tu Laura, dove hai vissuto la tua esperienza? Ciao a tutti, io l'ho vissuta a Schwäbisch Gmünd, in una piccola città nel sud-ovest della Germania, vicino a Stoccarda, più o meno a 50 km. Com'è andata? Come ti è venuta l'idea di partire? Come ti sei trovata quando sei arrivata lì? Cosa è successo? Allora, l'idea di partire io l'avrei avuta da sempre, cosa è stata è partita dall'anno scorso quando il vice sindaco di Schwäbisch Gmünd ci ha fatto questa proposta. Io ho colto al volo l'occasione quando ha detto se volevamo fare lo stage là, e ho detto assolutamente sì, senza dover chiedere a nessun altro, sarei partita seduta stante. Uno stage dunque in una piccola città gemellata peraltro con Faenza. Un po' la tua esperienza, com'è andata? Difficoltà, differenze anche culturali? All'inizio, magari i primi giorni, poteva essere difficile perché sempre staccarsi dalla famiglia è un attimo un trauma, soprattutto partire da soli. Però col passare del tempo, già subito dal terzo giorno, mi sono integrata benissimo, anche grazie all'aiuto degli altri, dei ragazzi che erano là da me. Si è creata una grande unione, uscivamo anche spesso insieme. Niente, cercavano di integrarmi senza farmi sentire quella diversa. Differenze culturali erano. Come me, tanti altri ragazzi immigrati là avevano tradizioni e culture diverse, però c'è stata comunque un'integrazione. Ognuno portava le proprie esperienze ed erano un punto di partenza per crescere insieme. E quando sei tornata, com'è stato? Tornare non sarei voluta tornare, però perché mi sono trovata davvero bene, mi hanno fatto sentire a casa. Che cos'è per te l'Europa e perché consiglieresti ai tuoi coetanei di partire? L'Europa per me è felicità, è unione, è amicizia, divertimento. È una Macedonia, un colore, un insieme che non può vivere da solo, non si può vivere senza gli altri ingredienti. Ai miei coetanei consiglierei di partire perché aiuta a pensare in maniera diversa. Non si può capire se non si fa. Francesca Diletta per Faenza Web TV.